quattro belgi con insorgenza precoce di demenza senile provano a contrastarla stando insieme in montagna. Si sono dati appuntamento in Valmaira per un trekking di 7 giorni sul circuito dei sentieri occitani, partendo e arrivando ad Elba. Il progetto si chiama Brain Adventure Team. Brain Adventure Team is an organization that we have built up in Flanders together with the University of Leuven in order to bring together adventurers and people with brain diseases, as for example Alzheimer's disease. And the reason we are here in Valmaira is that we are trying to connect with nature, to trek together and to have a good spirit together with the people with dementia and their family caregivers, and to give them the opportunity to talk not only about their illness, but to talk about the whole daily life. So we are not stressing the things that are not going well, but we are enjoying each other and enjoying each other company. Con lo sport, la montagna e lo stare assieme si cerca così di rallentare l'insorgenza della demenza, se per il momento è impossibile debellarla o invertirne il decorso. Nel Brain Adventure Team ci sono anche un medico sportivo, un neuropsichiatra che lavora nella clinica universitaria di Leuven in Belgio con persone affette da demenza. So I run a memory clinic and a ward for patients with early onset dementia, and we are here with 4 patients with early onset Alzheimer's disease. That means Alzheimer's disease beneath the age of 65. They are in a mild to moderate stage of Alzheimer's disease. And the goal of this mission is to show what people with Alzheimer's disease are still capable to do. And so we want to show the valid side of patients with Alzheimer's disease rather than the impaired side. Nei 7 giorni hanno fatto ogni giorno circa 7 ore di cammino con dislivelli di oltre 1000 metri. La demenza è ora più che mai una priorità sanitaria a livello mondiale a causa del tabù e dello stigma che la patologia infligge e la percentuale sul numero di persone con demenza che probabilmente è sottostimata. Il trekking è stato seguito giorno per giorno da decine di media belgi. Per l'Italia ha partecipato la Federazione Italiana Alzheimer e la Casa di Riposo per Anziani, il Rifugio Re Carlo Alberto, di Luserna San Giovanni, che ha deciso di aderire per dare visibilità ai colleghi belgi. Il Rifugio Re Carlo Alberto è una struttura della Diaconia Valdese che si occupa principalmente di accoglienza di persone con l'Alzheimer e le demenze. Abbiamo diversi servizi dedicati alle persone appunto con questa patologia, e prima fra tutti il centro diurno. Poi abbiamo un nucleo residenziale che ospita le persone un po' più compromesse. Rispetto ad altri servizi sul territorio che si sono sviluppati soprattutto negli ultimi anni, citerei sicuramente il Caffè Alzheimer sul comune di Pinerolo e non ultimo appunto un grande progetto che è partito in seguito alla vittoria del premio EFID nel 2014, che prevede tutto un lavoro di sensibilizzazione sulle comunità, nello specifico il progetto Comunità Amichevole nella Valpellice, il progetto Comunità Amichevole nel comune di Pinerolo, che si sta sviluppando ampiamente negli ultimi mesi di quest'anno. Il motivo per il quale siamo qui è proprio perché vogliamo cogliere il più possibile quanto questa esperienza di positivo abbia, capire come loro riescono ad agganciare le persone nelle fasi iniziali della malattia, cosa che per noi risulta ancora un po' complesso, ma ci stiamo lavorando, è il nostro obiettivo più grande, perché pensiamo che appunto sia importantissimo coinvolgere le persone in quello che amano fare, in quello che possono ancora fare, perché c'è tanto da dare, tanto da scoprire, da regalare ancora. Il progetto va ad inserirsi in quello che è il mese dedicato all'Alzheimer, perché il 21 di settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer, e quindi il mese di settembre è un mese che vede una serie di eventi e di azioni dedicate appunto alla tematica. Bart, 52 anni, Joe, 55, Roland, 62 e Paul, 63 anni, provano in ogni modo a rimanere aggrappati ai loro ricordi. Così mostreranno ciò che le persone affette da demenza possono ancora fare, e a fine impresa con il team pubblicheranno anche una guida dettagliata di viaggio sull'escursionismo con demenza per chi voglia ricalcare i loro passi. Il gruppo ha fatto anche tappa all'agriturismo La Meia, sopra Canosio, che, aperto solo d'estate, lavora quasi esclusivamente con turisti stranieri nella splendida conca del Preit. Un'esperienza come questa non l'avevo ancora avuta. E devo dire che umanamente è stato bello. Se non ce l'avessero detto,
non ce ne saremmo accorti e soprattutto è piaciuto tantissimo questo posto. Credo che per loro sia un'esperienza veramente importante.